Allora, wow, siamo da Microfast nella nuovissima saletta Un Cinema, dove è possibile vedere all'opera con un proiettore JVC. Adesso descriveremo il famigerato DigiFast. E questo è il tuo setup, Marco, giusto? Esattamente. Scusa, allora, questa è la sorgente. La sorgente è il DigiFast. E il pre non c'è un integrato multicanale? No, un pre multicanale? Non c'è più niente, c'è solamente il DAC multicanale bilanciato della Topping DM7. No! Che è un piccolo miracolo basato sul S-Sabre 9038 Pro. È eccezionale, costa 600 euro, ma certo. Non c'è Sinto Ampli che certo. Gli stia dietro come caratteristica. Quindi praticamente è, vabbè, ovviamente il DigiFast, lo ricordiamo, fa anche tutte le decodifiche audio, eccetto l'Atmos, certo. Anche se bolle in pentola qualcosa, ma non posso dire. Ah, come? Vabbè, ne parliamo in separata sede. Quindi col DigiFast decodifichi, allinei temporalmente, equalizzazioni, eccetera, eccetera, equalizzazioni. E usa il Topping come periferica audio 7.1. USB. USB. Meraviglioso. Meraviglioso. E invece come amplificazione hai questo... Per i canali frontali che devono pilotare le Philips Palladium P38F e il Meridian G57. Che meraviglia. È veramente ottimo. Ah sì. E poi per il resto, per tutti gli altri canali, perché è una configurazione 7.1, c'è il bel rotellone, certo. RMB1095, ben noto a tutti. E qui sotto invece cosa c'è? Lì sotto c'è tutto l'armamentario esterno per la gestione dell'ingresso HDMI. E ricordiamo, il DigiFast ha anche l'ingresso HDMI. Qua ne ha 4 in questo caso, a cui è attaccata un Apple TV 4K. Certo. Viene gestito tutto sia in SDR che in HDR con cambio automatico dei formati e dei RAID. E poi c'è la saletta vera e propria. Esatto. Molto accogliente. Sembra un giusto mix tra assorbenza e riverbero. Sì, non è venuta male. Comunque era una stanza veramente difficile. Uh-huh. E lì vengono messe alla prova i sistemi di correzione. Certo. Ovviamente il mio collaboratore Marco Cavallaro è un mago e quindi riesce a sfruttare completamente tutte le caratteristiche uniche del DigiFast. Oh. Qua c'è il nuovo sub, che è un SWS PB3000. È meraviglioso. Per quello che costa direi che è eccezionale. Sì, sì, sì. Come sai, la nostra filosofia DigiFast è quella di dare il massimo a un prezzo basso. Certo. E infatti, a cominciare dal DigiFast stesso, che io ritengo molto competitivo, anche se non tutti la pensano così, ma... Lasciamo pensare. E poi hai, vabbè, un bel... Queste sono sempre Philips Palladium per i back, per i side, scusa. Certo. Per i side, che sono le P17B. Ok, in verità. Pensa che sono tre vie, nonostante siano così piccole. Hanno la stessa identica unità medio-alti del frontale e del centrale, che è una Philips Palladium P27C. Poi c'è questo schermo da 120 pollici. Esatto, esatto. Anche lui è un prodotto interessante, economico, oltretutto, ma... ha dato dei ottimi risultati. Sì. E poi c'è un JVC. Esatto, collegato in wireless in rete, che così il DigiFast può cambiare banco di memoria per l'SDR e l'HDR. Ah. Tutto in automatico. Bello. Bello, molto bello. Adesso stupiscimi.